Bentornati nel canale della Fata Tuttofare e soprattutto bentornati nel mio angolo creativo. Da oggi partirà una carrellata di recensioni. Dedicheremo i mercoledì tutti quelli che avrò disponibili alla recensione dei filati, perché ho tantissime domande da parte vostra che li riguardano. I fili chiaramente arriveranno un pochino alla volta, quindi io mi divertirò a fare tanti piccoli ordini, a prendere tutti i filati e a mostrarveli. Infatti non c'è cosa migliore che poterci soffermare sulle caratteristiche dei prodotti, sui colori, sulle sfumature e cercare di farci un'idea su quello che ci aspetterà per la prossima collezione. Infatti è divertente già guardare le vetrine, anche se le temperature sono piuttosto fredde, e cominciare a sbirciare sui colori, sulle tendenze, sulle fantasie delle nuove collezioni. Quest'anno non ho ancora ben capito quali esse siano, a volte prevalgono le fantasie geometriche, altri anni quelle floreali, altri ancora le stampe animali. Ma intanto che cominciamo a renderci conto, io ho cominciato il mio viaggio nel mondo dei filati. Il mondo dei filati infatti negli ultimi anni ci dà tantissime soddisfazioni, perché in linea e al passo con le tendenze moda ci fornisce prodotti sempre all'avanguardia, tecnologicamente sempre più avanzati e performanti e con dei colori veramente spettacolari, sfumature sempre nuove, composizioni sempre più ricercate. Anche il lavoro handmade quindi ha la sua importanza, quindi sarà stupendo poter guardare le vetrine, farci un'idea e riprodurle con le nostre mani, con la nostra fantasia e con dei fili che via via sceglieremo. Ma come si scelgono i filati? Scegliere i filati è semplice, ma non sempre lo è, non lo è per tutti. L'esperienza vale tantissimo, perché poi ognuno di noi, lavorando e lavorando e lavorando, prende dimestichezza con alcuni prodotti, ha i suoi fili preferiti, cioè quelli che comunque lavora piacevolmente, con i quali conosce la resa, con i quali sa già che uncinetto prendere e così via dicendo. Quindi ci sentiamo più sicure e quando vogliamo stare tranquille sulla resa di un progetto, scegliamo un filo che conosciamo già. Io invece mi diverto molto a sperimentare, lo faccio anche in virtù di tutte le domande che mi arrivano. Fata, ci fai vedere il colore, Fata, ci fai vedere quella sfumatura, hai mai utilizzato quel prodotto, come rende, eccetera. Quindi diciamo che il tutorial ha una serie di funzioni in realtà, oltre l'oggetto in sé che noi possiamo realizzare, abbiamo altre informazioni. Possiamo vedere un colore, possiamo vedere la resa reale di un colore, la resa di una sfumatura, anzi direi una possibile resa per la sfumatura, e ci rendiamo conto anche del consumo rispetto ad una taglia, in modo che facilmente possiamo fare i nostri ragionamenti e riadattare quel progetto al nostro gusto. Chiaramente fra tutte le domande che trovo, la prima è sempre relativa alla sostituzione dei filati, sui quali gradualmente cercheremo di contestualizzare un pochino di più, perché sappiate che ci sono tanti argomenti che non possono essere esauriti con una sola chiacchierata o con una sola recensione, perché appunto per ogni progetto, per ogni punto, per ogni tutorial ci possono essere una serie di soluzioni differenti. Cercherò nel mio piccolo, rispettando le vostre richieste, di essere sempre più esaustiva, soprattutto per il mondo degli sfumati. Infatti il mondo degli sfumati è quello più ricco in assoluto ed è quello sul quale possiamo anche osare o rischiare un pochino di più. La sfumatura che mi vedete indosso è la sfumatura del nuovo Iggy Ghost. È una sfumatura molto particolare, ma rimanendo in questo ambito e senza scendere nel dettaglio di questo filo, in risposta a tutte le domande che mi fate relativamente ai filati sfumati, vi posso dire soltanto che non c'è una regola o una resa ben precisa. Infatti ogni filo cambia la sua resa cromatica in base al punto di lavorazione, alla tecnica e allo strumento, cioè in base al punto che voi lavorate, un punto pieno, un punto aperto, in base allo strumento, uncinetto o ferri, oppure alla tecnica, in linea, in tondo, eccetera, eccetera, top down e quant'altro. Quindi vedrete che la resa di ogni filo cambierà in base al tipo di progetto e alla tecnica utilizzata. Quindi quando mi sarà possibile riutilizzerò lo stesso filato per farvi vedere attraverso un'altra tecnica la diversa resa del colore, così che vi possiate fare un'idea. Sicuramente il mondo degli sfumati è ampissimo, ma un pochino alla volta ci prenderemo confidenza. Quindi spero, attraverso tutte le recensioni che vedrete sul canale da adesso a marzo, di fare questa passeggiata, questa panoramica nel meraviglioso mondo dei filati. Una volta che li avremo visionati tutti, cercheremo poi di fare delle rubriche dedicate proprio agli sfumati, piuttosto che alla differenza dei vari prodotti, le differenze tra i cotoni, tra cotoni e fettucce e quant'altro. Io credo che bisogna sempre avere maggiore cognizione, ecco, dei prodotti e quindi saperli scegliere in funzione dell'utilizzo. Quindi diamo largo alla nostra immaginazione e anche al nostro shopping e cominciamo a dare una prima occhiata ai primi prodotti arrivati.
Partiamo da un filato che senz'altro colpisce per quello che riguarda proprio l'aspetto cromatico. Parliamo del filato Alma. È presente e disponibile in 6 colorazioni, che sono rispettivamente il Nevada, il Florida, il Colorado, Arizona, Alabama e Vermont. Questa è una fettuccia con una composizione straordinaria. Infatti parliamo del 70% cotone, 20% viscosa, 10% lino. Quindi cosa ci offre questo filo? La freschezza del lino, la resistenza del cotone e l'eleganza della viscosa, che rende in alcuni tratti il filato lucido e particolarmente scorrevole. Quindi è una fettuccia che vi sorprenderà anche per la resa, non solo cromatica, perché per 100 grammi la Cake ha disponibile 300 metri di filato, che possiamo lavorare sia con l'uncinetto che con i ferri. Per quello che riguarda gli uncinetti viene indicato 4-5, per i ferri 5-6. Chiaramente l'indicazione resta tale perché ovviamente in base alla mano o al tipo di lavorazione che vogliamo ottenere il numero di uncinetto può cambiare. Senz'altro qui c'è tanta ricerca sia per la combinazione dei colori, che non sono ovviamente casuali, quindi una ricerca cromatica per poterci offrire proprio una sensazione, e questo è un vero e proprio viaggio attraverso i colori. E senz'altro, grazie anche alla composizione, è un filato che potrete utilizzare tranquillamente per tutta la maglieria, ma anche per gli abiti. Andiamo adesso a vedere un secondo prodotto, che è il Gazzosa, un prodotto veramente molto particolare. Parliamo di un filo fantasia, vuol dire che è un filo irregolare, quindi un filo che presenta, oltre il colore, anche una differenza di lavorazione. Infatti, nel vedere il filo più da vicino, potete notare la presenza di questo filo laminato lucido e di alcuni grumi che appunto lo rendono molto particolare. Quindi sono filati che per la loro preziosità, ma anche semplicità, perché sono filati semplici da lavorare sia ai ferri che all'uncinetto, possono darvi una resa veramente strepitosa. Io li immagino in una lavorazione traforata, leggera, impalpabile, quasi garzata, per realizzare accessori di mezza stagione o estivi, tipo stole o maglie molto molto leggere. Davvero un filo che vi può dare quel tocco in più. Parliamo di cotone e poliestere. Per quello che riguarda invece il gomitolo, abbiamo 50 grammi, 120 metri. Se voi andate sul sito della Testland e cercate il Gazzosa oppure l'Alma, che è il filato che abbiamo visto pochi istanti fa, passando sopra sul filato potete vedere anche i telini e capire lo sviluppo del colore. Per il terzo prodotto di oggi andiamo ad entrare nel meraviglioso mondo del Liggy. Lo avete sicuramente conosciuto e provato già nello scorso anno, nella scorsa stagione, quando con la variante Tinte Unite e le numerose colorazioni disponibili ci ha letteralmente conquistato. Avete visto che è un filato, e se non l'avete provato davvero vi invito a farlo, è un filato che ha una resa straordinaria, lucido, scorrevole, si può lavorare dall'uncinetto 2 in su a seconda di quello che noi vogliamo ottenere, perfetto per lavorare capi da bimbo, perfetto per copertine, per abbigliamento, abiti, insomma qualsiasi cosa vi viene in mente, Liggy vi dà un aiuto nella realizzazione del vostro progetto. Quindi la famiglia del Liggy si è allargata di altri due prodotti, oltre la tinta unita abbiamo la variante print e la variante ghost, che vi faccio vedere tra un attimo. Le colorazioni sono quelle che state vedendo in questo momento, per cui partiamo dalla colorazione chiamata Stoccolma, Roma, Parigi, Madrid, Londra, Lisbona, Atene ed Amsterdam, un viaggio nelle capitali europee. Meraviglioso. Allora, Liggy, come detto, può essere lavorato dall'uncinetto 2-2,5 in su, poi ovviamente dipende sempre dalla lavorazione, tante volte nei progetti l'anno scorso ho usato anche fino al 3,5, dipende sempre dalla resa che noi vogliamo ottenere. È un 100% cotone, 50 grammi, 125 metri, resistente, lucido, scorrevole, insomma, qualsiasi cosa vi venga in mente, lui c'è. E in queste bellissime sfumature vi dà l'opportunità di creare delle miscele. Infatti potrete utilizzare totalmente il filato sfumato oppure creare delle combinazioni con i filati tinta unita, creando dei progetti molto molto versatili. E se vi piacciono i colori più decisi, Liggy Ghost fa il caso vostro, delle sfumature senz'altro più decise che rappresentano un vero e proprio viaggio nel mondo. Guardiamo le colorazioni: abbiamo la variante Antille, abbiamo la variante Aruba, Bora Bora, Budelli, la variante California, ancora la variante Cornovaglia,
Lombok, Malibu, che è quella che mi avete visto indosso nella maglia che avevo nell'anteprima. Poi abbiamo la variante Papakolea ed infine Vulcano. Sono dei colori davvero molto decisi che potrete utilizzare, come vi ho detto anche per l'Iggy Print, sia da soli che combinati con le tonalità tinta unita dello stesso prodotto Iggy. Tutti i filati che vi ho fatto vedere, quindi tutti e quattro i prodotti di oggi, quindi il Gazzosa, l'Alma, l'Iggy Print e l'Iggy Ghost, hanno i telini di riferimento. Basterà passare sul mouse sulla foto oppure aprendola e potrete vedere sul telino l'effetto della lavorazione, quindi delle sfumature con il susseguirsi di tutti i colori. Spero che la carrellata dei prodotti che avete visto abbia cominciato a mettere in moto la macchina della vostra creatività e della vostra immaginazione. Lasciatemi un commento se c'è un filato in particolare che vi ha colpito o che vedete adatto per un progetto, in modo che possiamo cominciare a lavorarci. Nel frattempo sul canale troverete sia tutorial di lana che di cotone, almeno fino alla fine di marzo, per poi dedicarci completamente al cotone, quindi aspetto le vostre idee e i vostri suggerimenti. Sempre nel box informazioni trovate tutti i link diretti dei prodotti che avete visto oggi. Grazie per avermi seguito e alla prossima!